Sono pronta. Allora, Chiara, io adesso quello che farò per indurti in ipnosi non è altro che quello di contare, perché non c'è bisogno che io ti dica niente, assolutamente niente. Già conosci la mia voce, già sei stata in ipnosi con me. Quindi ti basta semplicemente ascoltare il timbro della mia voce e riconoscere che sia mia per rilassarti come l'ultima volta. Quindi mi basta solo contare ed è quello che comincerò a fare adesso. Due sessioni da 10, da 10 a 1. Nel frattempo, mentre io lo faccio, tu ti rilassi, lascia che il tuo corpo prenda completamente, si abbandoni su quel divano. E ti lasci trasportare dalla mia voce, dimenticando tutto quello che c'è attorno a te. 10, 9, anzi, qualsiasi rumore o suono che dovessi sentire, usalo per andare giù, per rilassarti sempre di più, così come fai mentre conto. 8. Dieci, sette. Cinque. Uno. Adesso comincerò a farti alcune domande. E tu risponderai. E mentre rispondi, la tua stessa risposta e la tua voce ti inducono sempre più in profondità in questo stesso stato di rilassamento in cui sei adesso.
Adesso, Chiara, dimmi se la tua mente è vuota. Non c'è niente che perturba la tua mente adesso. Ed esattamente in questo vuoto cosa vedi? Niente. Di che colore è questo niente? Mamma, non ha colore. È buio. Adesso da questo buio e da questo niente, tu sei pronta per andare da qualsiasi parte. Qualsiasi parte. Prima di tutto, vediamo cosa scegli la tua mente. Vediamo dove scegli di andare. Chiedo alla tua mente di andare direttamente ad un ricordo, uno di quei ricordi così importanti per te nella tua vita, che ti hanno segnato. Dimmi se sei già lì o se ti aiuto con il contenuto. No, non sono da nessuna parte, non mi viene Adesso allora conto da 1 a 5. Mentre lo faccio, vai verso un ricordo che ha segnato te in questa vita, un ricordo della tua vita, in qualsiasi momento della tua vita. 1, 2, 3. 4, 5. Cosa vedi? Sono nella struttura dove lavoravo, un centro residenziale per ragazzi disabili. Un centro? Residenziale per ragazzi disabili. Quanti anni hai lì? 4, 25. 4-5 anni, ma sei No, piccolo. 20, no, 24, 25. Lavoro lì. E In questo momento cosa stai facendo? in questo momento sto cercando di ripararmi perché è un ragazzo che vive ospite in questa struttura, che ha gravi problemi mentali, che fisici, mi sta dato di matto e mi sta picchiando violentemente. Io sto cercando di scappare per andare a trovare un posto sicuro perché sono da sola. Sto facendo il turno di notte e sono da sola. Ho messo le cuffie perché non ti sentivo bene. Tu vuoi scappare perché Un ragazzo della struttura che è disabile mentalmente, gravemente disabile, mi sta picchiando, mi ha dato di matto, non so come mai, cosa gli sia successo. Comunque, forse sono stati farmaci o che, insomma, il cambio di dosaggio o che cosa. Io, siccome sto facendo il turno di notte, sono da sola, con tutti gli ospiti della struttura, non ho neanche un collega, sto cercando di ripararmi dai colpi. Che colpi? Sta cercando di colpirti? Sì, picchia, è molto, non avendo freni inibitori,
molto forte. Vai un po' più avanti in questo ricordo. Avanza un Sì, po'. trovo rifugio nell'ufficio dove dormo. Cosa succede? Riesco a chiudermi dentro e a lasciarlo fuori e poi a telefonare alla reperibilità notturna e ai miei colleghi. Avanza. Avanza ancora un po'. Cosa vedi? Cosa succede? Arrivano alcuni dei miei colleghi e mi chiedono che cosa sia successo e poi lo portano via, lo portano all'ospedale, il ragazzo. E io in quel momento sono molto spaventata, con l'adrenalina a mille, lì per lì. Non sento il dolore. Dove ti ha colpito? All'addome, un po' dappertutto, insomma, dove trovava. Adesso, Chiara, io conto da 1 a 3. Quando avrò contato 3, tu mi dici esattamente che danno ha causato questo successo in te. 1, 2, Ma sono rimasta a casa in infortunio perché ero bloccata, mi faceva molto male la schiena, poi avevo indolenzimenti un po' in tutto il corpo. Infatti in questi giorni, ultimamente in questo periodo, soffro di mal di schiena. Adesso Chiara, cerca con l'occhio della tua anima, del tuo spirito, gli occhi di questa persona che ti ha colpito. Cerca. Faccio fatica perché non faccio fatica a ricordare anche il suo viso. Cerca il suo spirito. Cercalo. Cerca la sua presenza. Lo hai localizzato. Sì. Ecco, adesso guarda in lui, guarda il suo spirito. Guarda se in qualche maniera siete legati. Guarda se questo che è successo in qualche maniera è la reazione a qualcosa che è successo in un altro tempo. Non vedo niente. Che non c'è niente, ti aiuto a contare da 1 a 3. 1 al mio 3, 2 al mio 3. Lo vedo molto primitivo. Cioè Come se fosse uno scimmione. come se fosse una scimmia lui e Sì. tu. Ma infatti probabilmente è una situazione di idee perché comunque aveva un viso abbastanza preistorico e comunque lui era molto peloso. Tu in questo momento chi eri? Non so, vedo lui, cioè lo visualizzo lui così. Mentre lo visualizzi, tu Non credo di essere una scimmia neanche io. Probabilmente una scimmia anch'io.
Avanza un attimo in questa scena fino a un punto, se c'è, importante. Se non c'è, lo lasciamo stare. Cerca un punto in cui si scatena un'azione che conduce a questa reazione. Vedi qualcosa? Vedo solo dei grugniti, non parlo, non c'è un linguaggio verbale. Adesso voglio che cerchi gli occhi di tua figlia Laura. Voglio che cerchi lo spirito di tua figlia Laura. E adesso io conto da 1 a 3 e quando avrò contato 3 lo spirito di Laura sarà completamente connettato, connesso in comunicazione con te. 1, 3. Sento tristezza. Sento Cosa, Chiara? Ah, tristezza. Ah, senti tristezza. Questa tristezza te la sta trasmettendo Laura? È Sì. un contatto telepatico? Sì. Perché Laura è triste? Chiediglielo. Perché non si sente capita. Alla causa di questa tristezza. Guarda negli occhi di Laura. Non si sente capito. Non si sente capita. Guarda negli occhi a Laura. Guarda negli occhi lo spirito di Laura e viaggia in profondità verso un tempo molto remoto. Un tempo in cui i vostri spiriti erano ancora uniti. L'amore è eterno. Cerca un altro punto di congiunzione. Tu e lo spirito di Laura. Cercalo in passato, in un momento in cui c'è relazione con questa tristezza. Conto da 1 a 3 e tu vai direttamente a questo momento, a questa causa. 1, 2, 3. Non vedo, non sento niente. Continua a cercare. Cerca lo spirito di Laura in un'altra vita. Viaggia, viaggia, viaggia. No. Allora adesso facciamo un'altra cosa. Tu vai verso un'altra vita, vai verso un altro momento in cui sei in relazione con Laura, con lo spirito di Laura. Vai, viaggia, 1, 2, 3, un'altra vita. Tu e lo spirito di Laura. Non ci riesco. Vedi niente? No, sono fermo sempre. Non fermo, non riesco ad andare da nessuna parte. Neanche l'altra volta riuscivo a vedere niente. Sembra o che non ci sia nessuna connessione, nessun'altra connessione, o se non è permessa per qualche motivo. Quindi adesso
ti lascio 30 secondi alla ricerca di questo, se c'è, di questa relazione, se c'è. Se non c'è, andiamo avanti in questo processo. 30 secondi da ora. Cercalo.